Dopo l'arresto dei due cittadini russi, presunti esecutori dell'attentato con agente nervino contro l'ex spia Sergei Skripal e la figlia Yulia, il ministro della sicurezza britannico Ben Wallace accusa chiaramente Vladimir Putin. Theresa May ribadisce in Parlamento che l'attacco è stato eseguito dai due membri dell'intelligence militare russa. Posso dire all'Assemblea che sulla base di accurate indagini il governo ha concluso che le due persone in mano alla polizia sono ufficiali del servizio di intelligence militare russo, noto anche come GRU. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, nel corso di una trasmissione televisiva, nega ogni addebito, denunciando accuse infondate e uno spettacolo di propaganda. Un cittadino russo che entra nel Regno Unito dal nostro paese deve possedere un numero enorme di documenti per ricevere un visto britannico. Inoltre deve lasciare copie delle proprie impronte digitali all'ambasciata, impronta che il governo britannico ha rifiutato di mostrarci, unitamente a tutto il materiale richiesto in precedenza. Intanto i nomi dei due sospettati dell'attacco agli Skripal, Alexander Petrov e Ruslan Boshirov, potrebbero essere falsi, avvertono gli inquirenti del Regno Unito, che non chiederà comunque l'estradizione alla Russia.